Noi già sono 18 ore, no? 18 e 1, possiamo cominciare, no? Con le persone che sono arrivati. Buonasera a tutti. Buonasera a Fabio Jacob, nostro rettore generale, in cui ci fa un benvenuto, no? Prima di tutto. Buonasera anche a padre Alexandre, che ancora non è entrato, mi sembra, no? Padre Alexandre non è entrato ancora. Va bene. E buonasera a Federico Biserna, che oggi sta parlando. Abbiamo invitato Valeria Gutierrez per questo incontro, ma a causa di un problema di connessione lei non può stare con noi, no? Adesso chiediamo a padre Jacob di fare un'apertura di questa nostra tavola rotonda sulla migrazione. Padre Gerardo, prego. Buonasera. Iniziamo tutto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, sono molto contento di questo incontro. È la prima volta che facciamo tramite Zoom webinar. È un'esperienza molto nuova per noi. Speriamo che questa iniziativa sia un successo, così possiamo andare avanti anche nel futuro con questo tipo di conferenza. Oggi stiamo trattando un tema di grandissima importanza, sia per il mondo, sia per la Chiesa, sia per noi, membri della famiglia palottina. Proprio in questi giorni stiamo vivendo un tempo molto duro in Siria, con tutti questi migranti vicino a, no? Greca, eccetera, molto dolorosa. Allora ci ricordiamo questa gente in Siria che sta soffrendo tanto. È un tema così importante per Papa Francesco oggi, parla sempre di migranti. Allora stiamo camminando con la Chiesa e per noi palottini anche un tema di grandissima importanza. San Vincenzo, anni e anni fa, già ha iniziato a pensare di questo tema. Allora io vorrei augurare ogni benedizione di Dio per questo momento, questo incontro, e ci ricordiamo anche tutti coloro che soffrono a causa di coronavirus. Io vorrei ringraziare in modo molto speciale padre Denilsen Geraldo, direttore dell'Istituto Pallotti, che ha organizzato questo incontro. Una parola molto cordiale a Federico, conosco Federico personalmente, Grazie. un apostolo missionario di grande zelo. E anche ringrazio padre Alessandro per questa disponibilità. Allora, fratelli e sorelle, con grande gioia iniziamo la nostra conferenza. Dio ci benedica. Grazie Padre Jacob per la sua apertura, anche il suo cordiale saluto a tutti noi e anche il suo appoggio al lavoro dell'Istituto Pallotti qui di Roma. La nostra tavola rotonda abbiamo pensato, no? Oggi, come Padre Jacob ha già ricordato, sottolineato, noi abbiamo due sfide per questa tavola rotonda oggi. Prima, che è la prima volta che facciamo una tavola rotonda con l'Istituto Pallotti online, no? Sempre ci sono incontri qui nella nostra chiesa, San Salvatore in Onda, però adesso, oggi, stiamo facendo online. La seconda sfida per noi oggi è un po' la situazione in cui ci troviamo qui in Italia, no? A causa del coronavirus e di tutta questa situazione sociale, personale che ci
che ci troviamo oggi. Per noi è una grande sfida perché la nostra testa cerca anche di non di dimenticare i problemi che vengono da questa situazione, ma cerchiamo di utilizzare bene il nostro tempo, siamo tutti a casa, no? Come una grande responsabilità sociale, cercando di rimanere in quella misura che è stata determinata dal governo, almeno un metro lontani uno dagli altri, cercando di avere tutte quelle misure di igiene personale, anche comunitarie, per il bene sociale e il bene personale, no? Questa è la volontà di Dio, che tutti noi possiamo avere la vita e la vita in abbondanza. Bene, la nostra tavola rotonda, no? Oggi sulla solidarietà palottina con i migranti. In questa prima parte io personalmente vorrei trattare sul carisma palottino. Questo tema è stato sviluppato nella rivista, in un articolo della rivista Apostolato Universale, che è già online. Voi sapete che il nostro istituto San Vincenzo Palotti di Roma, c'è un sito www.istitutopalotti.it, anche abbiamo una rivista, la rivista Apostolato Universale, www.apostolatouniversale.org. Questa rivista è online, gratuita, e si può accedere, si può prendere tutti gli articoli online. Abbiamo pubblicato la rivista questa settimana e questo articolo che oggi io svolgo, che io almeno parlo in questo momento, è già stato pubblicato nella rivista Apostolato Universale, che è lì online. Bene, qual è il contributo? Possiamo cominciare così, no? Che specialmente l'attuale situazione della migrazione nel mondo è senza precedente, perché siamo davanti a un movimento di massa che non ha prospettive di fermarsi, questo è il punto. Ma al contrario, con lo sviluppo dei mezzi di trasporto e comunicazione tenderà ad intensificarsi ed a crescere sempre più. Il contributo per la riflessione sul tema della migrazione intorno al carisma palottino trova fondamento, come tutti i carismi ecclesiali, nella persona di Gesù Cristo. Precedentemente, il popolo di Israele dell'Antico Testamento già aveva fatto un'esperienza migratoria e questa esperienza ha formato la coscienza che il migrante è anche amato da Dio e che è una vita più sfidante di quella di coloro che vivono nello stesso luogo. Questo è vero. La preferenza di Dio per quelli che sono privati dei loro diritti di esseri umani è dimostrata nel comandamento di Deuteronomio 10:19, che raccomanda di amare il migrante perché anche Israele è stato amato, è stato migrante, no? Tuttavia, per noi cristiani, il punto di riferimento della pratica dell'accoglienza è Gesù Cristo, che da bambino ha avuto la necessità di scappare dall'invidia di Erode. Troviamo però nella sua genealogia il nome di Ruth, una forestiera moabita accolta da Boaz. E la teologia del quarto Vangelo afferma che il Signore è venuto, ma non è stato accolto. Questo è molto interessante, no? Il Signore non è stato accolto. Ma un punto di riferimento, un altro punto di riferimento, l'Antico Testamento, la vita del Signore, è la prima comunità cristiana che, a causa del comandamento del Signore per un apostolato universale, ha fatto l'esperienza della migrazione e dell'accoglienza. Per i primi cristiani, l'ospitalità era una virtù per la quale si accoglieva il proprio Cristo, che veniva a visitare nella persona del migrante la comunità o la famiglia. In questo modo già si aveva una pratica in cui la Chiesa è una famiglia, è il popolo di Dio in cui ci sono stranieri, non ci sono stranieri né forestieri.
L'esperienza di un apostolato universale ha colpito San Vincenzo Paolo, specialmente nel suo lavoro nel collegio urbano e nel collegio irlandese. Questo è un punto interessante. Questa esperienza di Pallotti ha dato a lui una visione universale della Chiesa, no? San Vincenzo ha conosciuto bene la situazione dei migranti italiani nell'Europa dell'Ottocento, che per necessità di lavoro sono andati specialmente in Inghilterra e Francia. E dopo gli italiani sono andati anche in America, in Sud America. La mia famiglia è arrivata in Brasile nel 1894. La mia bisnonna è andata da Venezia, del Veneto, no? E il mio bisnonno anche. Tanti italiani, famiglie italiane che sono arrivate anche in America, cercando lavoro, cercando una condizione di più per le sue famiglie. Questa situazione sociale nell'Ottocento ha spinto San Vincenzo Pallotti a promuovere un lavoro missionario con i migranti italiani a Londra, inviando nel 1839 Don Raffaele Melia per la cura pastorale, sociale e per la costruzione di una chiesa italiana che oggi è molto conosciuta, chiamata San Pietro. Possiamo affermare che il carisma palottino dell'apostolato universale trova un punto di contatto con il carisma degli scalabriniani, sappiamo bene, in cui il beato Giovanni Battista Scalabrini, riconosciuto padre degli immigranti, cercava di rispondere alla necessità missionaria della Chiesa per tutti. C'è anche un articolo di Padre Kubica su questo punto, in cui si trova lì, ho fatto menzione nel mio articolo, lì nella rivista Apostolato Universale. Il recente Magistero della Chiesa ha riconosciuto il senso missionario dell'Apostolato Universale di San Vincenzo Pallotti, quando Pio XII, nella Costituzione Apostolica sulla Famiglia, 1952, considera il fatto storico della costruzione della Chiesa di Londra come un autentico lavoro con i migranti e, di conseguenza, un elemento del carisma palottino. Il magistero seguente di Papa Giovanni XXIII si è trovato ad affrontare il fenomeno dell'esodo rurale e del rapido e veloce sviluppo del processo di industrializzazione, chiedendo alla Chiesa, a causa di questa situazione sociale, un apostolato che rispondesse alle nuove necessità della popolazione. Il Concilio Vaticano II ha approfondito il tema della mobilità umana in diversi documenti, ma ha sottolineato l'ufficio pastorale dei vescovi, questo è interessante, dei vescovi per i migranti e gli itineranti, coinvolgendo anche le conferenze episcopali. Dopo il Concilio Vaticano II, Paolo VI chiede di organizzare un apostolato con i migranti, avendo come principio la cura pastorale dei sacerdoti della stessa lingua e nazione del migrante. Tuttavia, Paolo VI chiede anche di superare un atteggiamento strettamente nazionalistico da parte dei paesi che ricevono i migranti con la necessaria accoglienza come sinonimo di una espressione della carità ecclesiale. Giovanni Paolo II ha vissuto un altro tempo, ha vissuto durante il processo di globalizzazione. In mezzo a questa nuova realtà, Giovanni Paolo II, lui chiede di accogliere anche i migranti e mette questa tematica nel codice di diritto canonico. Benedetto XVI richiede una politica di cooperazione internazionale tra i paesi di origine e di destinazione dei migranti, adottando un sistema legislativo
Questo chi chiede Benedetto XVI, di chi abbia un sistema legislativo in cui si proteggesse la persona e i diritti umani dei migranti. Papa Francesco esorta i paesi a una generosa apertura per l'accoglienza ai migranti per creare, diversamente da un processo di chiusura, una nuova sintesi culturale. Questa idea di nuova sintesi culturale in Francesco è molto, studiando adesso l'esortazione post-sinodale Querida Amazônia, in Francesco questa idea di sintesi culturale, noi non possiamo chiuderci nella nostra cultura perché lo scambio culturale provoca, porta a una sintesi tra le culture, quindi la cultura anche è dinamica. E per questo motivo Francesco chiede a tutta l'umanità, e specialmente alla Chiesa, di aprirsi per accogliere la cultura dei popoli amazzonico. Anche qui, nella relazione con i migranti, lui ci chiede una nuova sintesi culturale. Ma in Francesco è stata marcante la sua visita all'isola di Lampedusa, quando pronunciò un discorso profondamente esistenziale dopo la morte di tanti migranti nel Mediterraneo. In questo discorso il Papa ha fatto la seguente domanda: chi è responsabile di questo sangue? Possiamo dire che il Magistero Pontificio ha intrapreso una via di maturazione e di sviluppo dell'apostolato con i migranti, considerando sia la necessità spirituale della comunità, sia la necessità materiale e sociale, come aveva già realizzato nell'Ottocento San Vincenzo Palotti. Come San Vincenzo è stato grande, lui aveva capito bene la necessità sia materiale e spirituali degli migranti. Tuttavia, dobbiamo sottolineare due caratteristiche dell'attuale postulato con i migranti: la visione ecumenica, o il dialogo interreligioso, e l'accoglienza della comunità in cui arrivano i nuovi migranti. Il primo aspetto sulla visione ecumenica o il dialogo interreligioso ci fa vedere che la comunità cristiana è in contatto con la realtà umana e le sue esistenze antropologiche. Non è possibile un apostolato con i migranti dedicato soltanto ai cattolici, ma le esigenze umane sono un obbligo che viene dalla fede cristiana. Non è soltanto un'opzione pastorale, ma essere cristiani, come ci insegna il Signore, è stare in dialogo con l'essere umano e le sue esigenze. Un secondo aspetto è l'accoglienza della comunità, sia per ricevere un sacerdote di un altro paese, sia per ricevere tutte le persone che frequenteranno la comunità. In questo senso, l'apertura della Chiesa locale ad accogliere come la prima comunità cristiana è l'opportunità per una nuova sintesi sociale ed ecclesiale, e possiamo dire culturale anche, come vuole Francesco. La paura dello sconosciuto frena la sintesi e crea muri che separano realtà diverse. Una chiesa parrocchiale amministrata da un parroco straniero per una comunità di migranti, ma anche aperta alla comunità del luogo, è una ricchezza per la chiesa locale. Tuttavia, questa possibilità non esime le altre parrocchie dall'avere anche loro un apostolato con i migranti. Pertanto, tutti sono chiamati a coinvolgersi, perché l'apostolato con i migranti fa parte dell'essere cristiano.
Per concludere, l'Unione dell'Apostolato Cattolico come un'associazione di fedeli formata dai laici, religiosi e sacerdoti, creata da San Vincenzo Pallotti, possiede tutti i requisiti per aiutare la Chiesa locale e le comunità ad aprirsi a un apostolato universale e sinodale. La caratteristica della sinodalità, nel caso specifico della migrazione, è la consapevolezza che la risposta ecclesiale e sociale per la realtà della migrazione sarà possibile soltanto attraverso il dialogo, l'ascolto, la preghiera e lo stare insieme. In questo senso, l'UAC, come voleva San Vincenzo Pallotti, è sì un strumento per ravvivare la fede, riaccendere la carità, specialmente nel lavoro con gli immigrati. Bene, questa è la prima parte, no? Che ho fatto io, la migrazione nel carisma, nel carisma pallottino. Adesso chiedo a Federico Biserna che ci parlerà sui corridoi umanitari organizzati dalla comunità Sant'Egidio. Federico è un membro della comunità Sant'Egidio, è con noi oggi, lui è qui a Roma, nella sua casa, come tutti noi siamo a casa, no? E lui ci parlerà su questa esperienza dei corridoi umanitari. Federico, buonasera, è con te. Grazie, prego. Buonasera. Buonasera. Allora, ringrazio moltissimo Padre Jacob e lei, Padre Denilson, per questo invito che avete rivolto alla comunità di Sant'Egidio di prendere parte al vostro incontro in questi tempi di coronavirus, quindi in videoconferenza. Io volevo iniziare dando qualche breve fotografia di quello che un pochino è il panorama delle migrazioni a livello internazionale e poi spiegare il progetto dei corridoi umanitari. E volevo iniziare proprio con una zona del mondo che non è molto conosciuta, e cioè il Medio Oriente. E quando Papa Francesco visitò gli Emirati Arabi Uniti nel febbraio del 2019, c'erano 140.000 persone pigiate nello stadio di Abu Dhabi. La maggioranza era costituita da filippini, srilanchesi, indiani, Bangladesh e probabilmente anche qualche autoctono. Certamente erano più i migranti dei nativi. È una fotografia da cui partire per riflettere sui flussi migratori mondiali nel nuovo millennio. Steve Morgan, analista dei fenomeni migratori, ci aiuta a contestualizzare questa fotografia nella condizione dei migranti nei sei paesi del Golfo. Il quadro che ne emerge risulta decisamente inedito. La popolazione straniera, arrivata oggi a quasi 30 milioni, supera di numero quella autoctona. Per la precisione, nei paesi del Golfo ci sono 30 milioni di migranti su una popolazione complessiva di 58 milioni. Sono più i migranti dei nativi. Il Golfo è un sistema migratorio del tutto atipico nel panorama mondiale. I migranti provengono da paesi poverissimi e si trasferiscono in paesi economicamente ricchi. Il Qatar precede gli Stati Uniti nella graduatoria dei paesi con reddito pro capite più alto, però sono paesi connotati da indici di sviluppo umano estremamente compromessi, come emerge dalla presenza di forme di autoritarismo politico, di grandi disuguaglianze, del ruolo subordinato della donna e lo scarso rispetto dei diritti umani. La condizione delle donne, colf, filippine, indiane, a loro viene sequestrato dai datori di lavoro il passaporto, limitandone in questo modo pesantemente la libertà di movimento e non solo. Tuttavia, sembra che la presenza immigrata stia svolgendo, nonostante le limitazioni, un ruolo positivo, tanto che in questi mondi chiusi e monolitici, dove per millenni l'unica religione presente è stata l'Islam,
si possono osservare delle aperture, seppure timide. Per la messa con il Papa, i datori di lavoro hanno concesso un giorno di ferie. Il Qatar ha concesso l'autorizzazione ad aprire nuove chiese che si sono aggiunte a quelle aperte in precedenza, chiese per i cristiani filippini, indiani e srilanchesi. Quindi, stranamente, quello che non è riuscito a realizzare il dibattito teorico sui diritti umani comincia a diventare possibile in conseguenza di un movimento migratorio di lavoratori poveri che per molto tempo sono stati relegati in una situazione di semischiavitù. Questa è un po' la prima fotografia. La seconda parte dall'esperienza che la comunità di Sant'Egidio ha avuto con molti stranieri che abbiamo incontrato, e alcuni dei loro figli hanno deciso di ritornare nei loro paesi di origine. Strano, perché ci si aspettava che sarebbero rimasti qui, e invece no, sono tornati nel loro paese di origine. E qui forse questa forse è una tendenza che è dimostrata anche dall'analisi dei flussi migratori. Regioni del mondo, come l'Europa, il Nord America e l'Australia, sono ancora oggi quelli che assorbono un considerevole flusso migratorio. Esaminando però gli ultimi dati ONU, emergono nettamente dei cambiamenti nelle rotte e nelle destinazioni dei flussi migratori. La migrazione netta in Europa e Nord America è stata del 16% in meno nel periodo 2010-2020 rispetto al periodo 2000-2010. Secondo i dati delle Nazioni Unite, i migranti nel mondo sono circa 258 milioni. Di questi, 106 milioni sono asiatici. Quello che è cambiato negli ultimi anni non è il numero più o meno costante, ma sono cambiate le rotte. Continua a muoversi più o meno lo stesso numero di persone, ma con destinazioni nuove e diverse dal passato. Le migrazioni dai paesi del sud verso il nord del mondo riguardano 89 milioni di persone, quindi è l'esempio degli africani e degli asiatici verso l'Europa. La migrazione nord-nord riguarda 57 milioni, qui si pensa ai romeni e alle donne ucraine verso i paesi europei. Ma non sono questi i flussi di maggiore consistenza, perché le rotte che coinvolgono il numero più alto, fino ad arrivare a 97 milioni di persone, quasi il 40% del totale, sono quelle che partono dal sud e nel sud rimangono. E si tratta in buona parte di movimenti migratori all'interno dell'Africa, dell'Asia, come per esempio i congolesi che vanno in Sudafrica, o gli indiani che vanno nei paesi del sud-est asiatico a maggior tasso di sviluppo. E poi c'è anche il dato di persone del nord che vanno verso il sud del mondo. Proprio in questi ultimi giorni, prima del coronavirus, i giornali italiani tornavano a trattare con stupore e allarme di questa nuova immigrazione dei giovani italiani che scelgono di andare in altre zone del mondo. E dal bilancio demografico Istat del 2018 emerge che sono 157.000 gli italiani che hanno lasciato il nostro paese. E poi c'è un dato che non è considerato, ma che comunque è importante di questo flusso in uscita. Circa 33.000 persone, quindi il 30% del dato che ho dato prima, è costituito da cittadini italiani di origine straniera che non sentono più l'Italia come il luogo del loro futuro. Una parte consistente dell'emigrazione dall'Italia all'estero è quindi costituita sicuramente da cittadini italiani, ma anche da persone in passato immigrate in Italia o figli di questi immigrati che a questo punto pensano altrove il loro futuro, a volte compiendo il percorso inverso rispetto a quello dei genitori. E poi c'è una terza fotografia, quella dei muri. È paradossale che il fenomeno epocale delle migrazioni si possa ancora affrontare con l'arma anacronistica del muro. Papa Francesco ha detto i muri servono per essere buttati giù. Un demografo, da sempre attento al tema delle migrazioni, Livi Bacci,
ha enumerato fino al 2016 ben 72 muri. Al termine della Seconda Guerra Mondiale erano presenti 5 muri. Dal 2000 in Europa sono stati innalzati muri per 1.084 chilometri, il più lungo quello tra Ungheria e Croazia, di 300 chilometri, costruito nel 2016. Nuovi muri non dovuti a conflitti tra nazioni, ma eretti solo per bloccare i migranti. Un'altra immagine: sono ben 17,2 milioni le persone che nel 2018 hanno dovuto lasciare il loro luogo di vita a causa di fenomeni ambientali, come per esempio il ciclone che nel 2019 ha colpito il Mozambico. Se non si modificano radicalmente le politiche ambientali, la Banca Mondiale ha calcolato che entro il 2050 saranno 143 milioni le persone che dovranno spostarsi a causa dei cambiamenti climatici, soprattutto in Africa, America Latina e Asia. L'ultimo esempio, e poi passo ai corridoi umanitari, è quello di una bella isola greca, Lesbo, situata di fronte alla Turchia, che rappresenta oggi in Europa il paradigma del caso immigrazione. A Lesbo ci sono due grandi campi profughi con punte di presenza di 12.000 persone. Questo è il dato di agosto 2019, ma il numero è aumentato. Tra i profughi ci sono moltissimi giovani e bambini. Il 40% dei profughi presenti sono minorenni. I minori stranieri non accompagnati, che non possono contare sull'aiuto di un adulto di riferimento, sono più di 1.000. L'isola conta 100.000 abitanti e di questi 30.000 vivono nella città di Mitilene, nei pressi della quale sono situati due campi. Sono luoghi che Sant'Egidio conosce per averli visitati la prima volta in occasione del viaggio del Papa nell'aprile 2016. A seguito dell'incontro di quei giorni, 21 profughi hanno trovato accoglienza a Roma. Siamo in territorio europeo, perché è la Grecia, ma i diritti umani, bandiera dell'Europa e della sua carta, a Lesbo sono lontani. Le condizioni di vita nei campi sono particolarmente dure. Un esempio solo: c'è un bagno ogni 80 persone. Nonostante ciò, la presenza giovane e vitale dei profughi rappresenta una diversa prospettiva, e noi l'abbiamo vista perché ci siamo stati, rappresentata nei volti dei bambini e dei ragazzi che si sono seduti con noi nelle lunghe tavolate che abbiamo apparecchiato tutte le sere l'estate scorsa a Moria, che è questo campo che si trova nell'isola di Lesbo. Più di 150 volontari della comunità di Sant'Egidio si sono alternati nelle isole appunto di Lesbo e di Samos. Abbiamo organizzato diverse attività e conosciuto oltre 7.000 rifugiati. Questa presenza giovane e vitale di profughi non può rappresentare solo un problema. E la piccola chiesa cattolica di Mitilene ogni domenica si riempie di giovani profughi africani e vive come la chiesa forse dovrebbe essere, dovrebbe vivere questa presenza, come un'occasione di apertura e di futuro. È una chiesa dove prima non andava quasi nessuno. Questa presenza giovane che nonostante tutto desidera e lotta per avere un futuro non può essere considerata solo un problema e sta producendo una trasformazione positiva. Proprio a Lesbo abbiamo pensato che forse il declino europeo non è irreversibile, che forse l'Europa può tornare ad essere attrattiva. Se provassimo ad accogliere questi giovani profughi, forse anche i nostri giovani non avrebbero più motivo di fuggire da una realtà che oggi sentono priva di prospettive, perché è una realtà che molta gente, e i migranti in particolare, ritengono attrattiva, importante, una sorta di terra promessa. E ora veniamo all'accoglienza. Sant'Egidio si è posta questa domanda: come accogliere? Come rispondere concretamente alla tragedia di tanti migranti che tentano di arrivare in Europa mettendo a rischio la loro vita? Conosciamo tutti le grandi tragedie che hanno visto morire migliaia di migranti nel Mediterraneo, come quella del 18 aprile 2015, oltre 900 persone imbarcate su un peschereccio egiziano muoiono nel canale di Sicilia,
nel più grave naufragio avvenuto nel Mediterraneo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dall'ottobre 2013 al marzo 2019 si calcolano circa 20.000 vittime tra morti e dispersi, ma molte di più sono le vittime dall'inizio dei flussi migratori verso l'Europa, secondo diversi osservatori oltre 38.000. Sant'Egidio non è rimasta a guardare queste morti profondamente ingiuste. Abbiamo sognato di forzare l'inerzia e aprire una via legale e sicura, una via legale e sicura. Lavorando sul piano giuridico, abbiamo trovato un varco nell'articolo 25 del regolamento dell'Unione Europea numero 810 del 13 luglio 2009, che prevede la possibilità per gli Stati dell'Unione Europea di emettere visti umanitari a territorialità limitata, cioè validi per un singolo paese. Con le chiese protestanti italiane e in accordo con i ministeri dell'interno e degli esteri, il 15 dicembre 2015 abbiamo firmato il protocollo per l'apertura dei primi corridoi umanitari, 1.000 visti per altrettanti profughi siriani dai campi del Libano, e sono arrivati proprio in occasione della celebrazione dell'anniversario della comunità, era il 7 febbraio 2016. A questa intesa è seguito un protocollo che la Conferenza Episcopale Italiana ha firmato il 12 giugno del 2017 per 500 profughi dall'Africa subsahariana, eritrei, somali e sud-sudanesi dai campi dell'Etiopia. I corridoi umanitari hanno lo scopo di contrastare lo sfruttamento da parte dei trafficanti di uomini e di offrire un accesso legale e sicura per chi arriva e per chi accoglie. L'accesso al programma è riservato a persone in condizioni di vulnerabilità, ad esempio, oltre alle vittime di persecuzioni e torture, ci sono anche le famiglie con i bambini, gli anziani, oppure le persone con disabilità. Arrivati in Italia, i profughi sono accolti a spese delle associazioni firmatarie in strutture o case, e viene avviato un percorso di integrazione che comprende l'insegnamento della lingua italiana, l'iscrizione a scuola dei loro bambini e l'avviamento al lavoro. L'intero processo è totalmente autofinanziato. I corridoi umanitari hanno unito il nostro paese, mostrando il volto accogliente della società civile italiana, che si è fatta carico del programma attraverso la solidarietà di tanti, senza pesare economicamente sullo Stato. E questi corridoi umanitari sono stati replicati in Francia, Belgio, nel Principato di Monaco e nel Principato di Andorra. E grazie a questo progetto abbiamo raggiunto alcuni risultati, perché i profughi non vengono più con i barconi nel Mediterraneo, almeno quelli che abbiamo potuto accogliere. È stato in parte contrastato il micidiale business degli scafisti e dei trafficanti di uomini, donne e bambini. Alle persone in condizioni di vulnerabilità sono stati concessi degli ingressi legali nel territorio italiano con un visto umanitario. E poi si è consentito di entrare in Italia in modo sicuro, non solo per le persone che speravano di arrivare da noi, ma anche per noi che li accogliamo, perché il rilascio dei visti umanitari prevede i necessari controlli da parte delle autorità italiane. E una volta arrivati in Italia, i profughi vengono accolti dai promotori del programma in collaborazione con altri partner, vengono ospitate in diverse case e strutture disseminate sul territorio nazionale secondo il modello dell'accoglienza diffusa. E alcune congregazioni religiose hanno offerto il loro sostegno a questo programma, mettendo a disposizione stanze non utilizzate, alloggi dismessi, o hanno accolto questi stranieri nelle loro case. E è stata poi offerta anche un'integrazione nel tessuto sociale e culturale italiano attraverso l'apprendimento della lingua italiana. Sono stati scolarizzati i bambini e ci sono state anche altre iniziative per mettere in contatto queste persone con la società che li accoglie. Da tenere presente il fatto che questi corridoi umanitari non pesano sullo Stato,
perché i fondi per la realizzazione del programma provengono integralmente dalle associazioni che lo promuovono. Quindi l'8 per 1000 dell'Unione delle Chiese Metodiste Valdesi, l'8 per 1000 della Chiesa Cattolica e poi la Comunità di Sant'Egidio, la Commissione Sinodale per la Diaconia, la Caritas Italiana. Questa accoglienza, citando qualche numero, ha coinvolto 145 attori diversi tra associazioni, gruppi di amici, parrocchie, religiosi, come vi dicevo, e famiglie, e più di 3.000 operatori volontari hanno contribuito attivamente alle diverse fasi del percorso di integrazione. Questi profughi hanno frequentato dei corsi di lingua e cultura italiana, i bambini sono stati iscritti nella scuola pubblica, insomma, guardando i primi 1.000 rifugiati che, come vi dicevo, arrivarono in occasione della festa per l'anniversario della comunità nel 2016, erano 1.000 i siriani accolti. Ecco, di questi 1.000, oggi 104 lavorano, 24 hanno frequentato corsi di formazione professionale, 36 stanno svolgendo dei tirocini in azienda e 26 sono iscritti a corsi universitari, riconvertendo gli studi interrotti a causa della guerra. Considerando che il 40% dei minori, si tratta di un risultato molto buono in termini di autonomia dei nuclei familiari. Concludo. Conosciamo tutti il racconto biblico dell'accoglienza del padre Abramo ai 3 stranieri alle querce di Mamre. Il libro della Genesi racconta che Abramo, appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra dicendo: andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi. Dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo. Questa si chiama filoxenia ed è stato questo il gesto che abbiamo ripetuto quando, davanti alle tende dei campi profughi di Lesbo e Samos, abbiamo preparato e apparecchiato la tavola per decine di migliaia di persone. L'accoglienza oggi sembra una parola ingenua che attira non di rado l'ironia amara di chi dice: non si può accogliere così, non si possono accogliere tutti, ci sono delle regole, c'è Dublino, bisogna evitare i movimenti secondari, sono troppi. Le conosciamo tutte queste, possiamo dire, parole che vanno un pochino contro quello che è un po' anche i nostri obiettivi. A livello mondiale si parla di patti globali sui migranti e sui rifugiati per garantire migrazioni sicure, ordinate e regolari, però poi questi patti, diciamo, non vengono tradotti nel concreto. Ma la discendenza di Abramo e Sara, numerosa come le stelle del cielo, nasce proprio da questa promessa nascosta nell'accoglienza. Forse questo è un momento opportuno per l'Europa di superare le paure, per modificare le leggi, crearne di nuove, e quello che già è avvenuto in questi ultimi 3 anni con l'apertura di corridoi umanitari dall'Italia alla Francia, dal Belgio. Oggi sono già 2670 le persone giunte in condizioni di sicurezza, sottratte al traffico di esseri umani e al rischio della morte in mare. Per chi crede, quella dei 3 stranieri a Mamre è una visita divina, carica di significato spirituale, ma per tutti contiene un'indicazione preziosa, e cioè che non bisogna avere paura di accogliere anche in questi tempi difficili, in cui la preghiera apre comunque il nostro cuore alla sofferenza di tanti. Grazie. Grazie Federico per questa tua esposizione. Federico è un membro della comunità Sant'Egidio, che conosciamo bene tutto il lavoro che loro svolgono in tutto il mondo con i migranti. No? Grazie Federico di cuore per la tua partecipazione, anche la testimonianza della tua comunità Sant'Egidio, sia qui a Roma sia nelle altre parti. Padre Alexandre è già con noi? È lì Padre Alexandre, in Francia? Ecco, buongiorno. Ciao Padre Alexandre. Ciao. Buonasera, benvenuto. Buonasera, sì. Ottimo. Padre Alexandre è superiore regionale della nostra comunità
in Francia. Lui anche ha un grande lavoro, ha fatto anche dottorato in diritto canonico, ha anche lavoro nelle, di formazione, scuola, pastorale, missionaria. È un uomo veramente impegnato in tanti campi, specialmente in questo sulla migrazione. E lui ci farà una condivisione, no? Sul tema della migrazione, il lavoro dei palottini, no? Anche in Francia. Padre Alessandro, benvenuto, con lei la parola. Grazie, mi sono veramente allegrato ascoltare la relazione della comunità di Sant'Egidio, perché loro fanno veramente un lavoro esemplare sul punto di vista pratico, riflessione metodologica, anche sostegno della gente che soffre, che ha bisogno di un aiuto. Grazie veramente per questa intervista. Riguardando i migranti e noi nella regione francese, prima dobbiamo dire che i polacchi palottini sono arrivati prima di Seconda Guerra Mondiale per soprattutto occuparsi dei migranti polacchi. E questo è uno scopo principale. Abbiamo fatto tramite le scuole che abbiamo fondato durante la Seconda Guerra Mondiale per gli orfani polacchi, anche per gli altri. Prima erano i francesi ammessi piano piano. Fino adesso questa scuola è statale, diciamo, cattolica, privata, ma niente rimane, diciamo, di questo primo scopo che era per una migrazione. Certo, Alessandro, scuola abbiamo... Alessandro, solo sì. un'osservazione, se lei può allontanarsi un po' dalla sua camera, che possiamo vedere la sua fascia. Ah sì? Sì, ottimo, ecco, grazie, ottimo. Sai, va bene. Voilà, sì. Parliamo poi guardando, sì, diciamo, la Seconda Guerra Mondiale e i palottini polacchi che hanno fatto tanto per, diciamo, gli orfani, e dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno sviluppato le scuole. Nemmeno cosa hanno fatto importante, era un centro di dialogo e era destinato per l'intelligenza polacca che è stato all'estero, e piano piano hanno aperto anche questo centro ai polacchi, diciamo, filosofi, quelli che si occupano delle, diciamo, movimenti politici, religiosi, come i cardinali, diciamo, Wojtyla, dopo Lustig da Parigi, erano i filosofi da Friburgo, da Svizzera, dagli Stati Uniti, erano i polacchi, erano i giudei, erano tantissimi. Cioè questo centro ha riuscito con questi migranti intelligenza a fare veramente un cerchio di sviluppo di una nuova mentalità d'apertura verso non soltanto dell'estero, ma veramente era una piattaforma di dialogo fra l'est e l'ovest. Dopo, nell'anno anni 80, sono arrivati tramite o dopo, diciamo, stato di colpa di stato Jaruzelski, tanti giovani polacchi, e hanno creato anche per loro, per gli studenti, una casa d'accoglienza. Adesso questa casa è sviluppata, sono 200 studenti, ma 80% venga dagli stati, diciamo, dell'Asia. Possiamo dire che abbiamo fatto tanto per, diciamo, i migrati polacchi, si occupiamo adesso anche dei migrati moderni che sono arrivati, diciamo, ultimi anni. Nella nostra parrocchia, San Cristoforo, dove parrocco è un palottino, ci occupiamo di questa gente che è arrivata, diciamo, 2-3 anni fa. Tutto che hanno detto questo professore da questa bellissima organizzazione Sant'Egidio è vero. Cioè questi ragazzi che normalmente si occupiamo
e sono venuti e noi non guardiamo quali erano i motivi politici. Questo non ci riguarda. Sono arrivate per i scopi, diciamo, religiosi, politici, no. Per noi sono persone che dobbiamo aiutare e questo aiuto dipende per chi e come fare. Per esempio, utilizziamo una associazione di Nostra Signora di Tanger, e una suora camerunese, una capo, e il nostro parroco aiuta i ragazzi per inserirli nelle scuole secondarie, perché tanti hanno abbandonato le scuole, e anche tante ragazze per almeno aprire la possibilità per, diciamo, a conoscere la lingua francese. E anche organizziamo, diciamo, un aiuto finanziario, perché dobbiamo mettere questi ragazzi nelle diverse scuole. Dobbiamo contattare, diciamo, i direttori per accettare qualcuno che non ha nessun documento, perché voi sapete bene che tanti sono arrivati senza nessun documento e tante volte sono anche interrogati sulla strada della polizia. Il nostro parroco va veramente a difenderle loro, spiegare ai, diciamo, agenzia di polizia: questi sono i nostri, noi lo conosciamo. E penso che tante volte, quando sono arrivati questi ragazzi, hanno ricevuto ospitalità dal nostro parroco. Nella sua camera erano 8-10 e lui dava non soltanto il cibo, mi ha dato tutto, ma una, diciamo, un approccio di una speranza, non soltanto siamo oggi bene, siamo come amici, no, per inserire nella società. Prima cosa è veramente dare un appoggio logistico. Per questo appoggio logistico noi pensiamo c'è una scuola, un diploma, per devi guadagnare la vita dopo questo ragazzo. Non tornare, diciamo, non so, cercare altra città, qualcosa. E questo impegno di parroco nostro Cristoforo è molto, era apprezzato sia dall'arcivescovo di Parigi, Opetit, anche abbiamo nelle nostre piccole parrocchie spiegato alla sua santità Francesco cosa fa nostro padre nella parrocchia con questi, diciamo, migranti, profughi, rifugiati da tanti paesi. E Papa ci ha chiesto proseguire questo lavoro. Andate con la gioia. E per noi era non soltanto un appoggio spirituale, non soltanto sua benedizione. C'è una indicazione, la direzione dove oggi dobbiamo andare. Non nascondersi dietro le grandi organizzazioni di Caritas, Croce Rossa, eccetera. No, secondo le nostre possibilità, di una, diciamo, comunità pallottina, siamo capaci di svegliarsi e dare una speranza a quelli che vivono sulla nostra parrocchia, sul nostro territorio. Perché questi che abbiamo preso non abbiamo cercato altrove, soltanto quelli che sono venuti, riguardate anche l'esempio di tempi passati, sono arrivati e dove hanno messo loro? Sul tente. E parroco ogni sera andava a dare a mangiare a questa gente. Dopo ho preso uno qua, non tutti si può prendere nella parrocchia. Questo, diciamo, lo Stato deve fare tante cose e fa, ma noi non possiamo essere chiusi, non possiamo avere veramente occhi chiusi, non pensare, non guardare a questi ragazzi o queste donne e soltanto dire una bella preghiera la sera. Questo va bene, ma dobbiamo fare qualcosa. Cosa? Penso che oggi in Europa, nel tutti i paesi sono immigrati, nel tutti. E noi primi siamo, io in Francia magari che c'è l'occidenza francese, sono anche immigrato. Sono Papa Francesco, anche figlio dei migranti, no?
si può dire che tutti abbiamo su l'una o d'altra parte qualcosa di questo spirito di Abramo, siamo partiti, usciti e speriamo un'accoglienza. Siamo ben accolti, siamo grati. E auguro a tutti noi, riportando questo piccolo esempio odierno di nostra parrocchia a Parigi, che c'è la possibilità, abbiamo i parroci, anche i sacerdoti, i palutini molto bravi, e spero che questo esempio può essere non soltanto una gioia, ma veramente un riconoscimento a questo padre, che lui magari tutti gli obiettivi della sicurezza, della, diciamo, diffamazione, lui non riguarda questo, ma sta con loro, sta, aiuta, non per, diciamo, ragioni politici, umani. Lui vede nel quale ciascuno una immagine di Dio, e questo anche c'è la spiritualità di Palotti. E vorrei terminare con questo, augurando buona raduna. Grazie, grazie fratello. Grazie. Infatti il lavoro lì in Francia, no? In Francia abbiamo già una comunità molto grande di palottini da diverse parti del mondo, anche tanti africani. Siamo, la Francia oggi è un paese molto interessante, anche molto aperto, anche sono tanti siti sulle migrazioni, no? In Francia. Ma i palottini lì, di quello che padre Alexandre ci ha detto, no? Specialmente cominciato con questo lavoro con la comunità, no? Dei polacchi, ma una cosa che mi ha chiamato l'attenzione della sua condivisione, padre Alessandro, è specialmente questo senso di portare la dignità umana alle persone, no? Prima di tutto, che cosa necessita un migrante? Lavoro e documento. Lavoro e documento, no? Sono due questioni lì. Federico può condividere, no? Federico può dirci di meglio questa esperienza, ma lavoro e anche un documento. Ho conosciuto un parroco a Londra, che lui, un brasiliano, lui faceva una benedizione di documenti. Benedizione di documenti, no? Perché la paura di essere arrestato, no? Dalla polizia. Sì. Si fa una distinzione interessante oggi, perché un migrante senza documento non è un criminoso, è senza documento, ma non è un criminoso, no? Non si può, non è la stessa cosa, no? Sono diverse, no? Lavoro, documento, ma anche la scuola, un diploma, ossia sempre in questo senso, no? Che va in direzione alla dignità umana. E che cosa oggi noi palottini dobbiamo fare, no? Svegliarsi, dare speranza a questa gente, no? E che sono vicini a noi, nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità. Abbiamo anche la partecipazione, no? Di quelli che ci ascoltano o ci vedono, no? in questa serata. Padre Jacob fa qui un saluto a Federico, no? Grazie per la grande opera di carità, seguendo il Vangelo, secondo Matteo 25, no? E anche ci sono due domande, no? Da Padre Generale, non so se il Padre Generale vuole parlare direttamente, Padre Generale. Lei è qui online? Se lei vuole fare un intervento qui? No? Se lei sarebbe meglio che leggere la sua domanda. Vediamo qui. No? Padre Generale non c'è. Non c'è. Va bene. Dico io qua. Perché noi siamo tutti dispersi qui nella casa, no? Io sono qui nella mia stanza, no? Nel mio ufficio, altri sono nelle altre istanze, quindi non siamo insieme, no? In questa serata. Vabbè, Padre fa la seguente domanda: tanti paesi nostri sono paesi di migranti, Italia, Irlanda, Polonia, Germania, Stati Uniti, eccetera. Perché tanti dimenticano il loro proprio passato e hanno una paura così grande per gli migranti?
questa paura che questi che arrivano sono musulmani, terroristi, eccetera, e giustifica per noi i cristiani questa situazione? Vedo che sei una persona, Federico, no? Laica, con un zelo missionario apostolico così grande. Abbiamo anche così detto l'Unione del Apostolato Cattolico, no? Fondata da San Vincenzo di Paloti. Come si può formarti una passione così grande per il Vangelo? Federico, tu puoi fare questo commento, prego? Allora, quindi la domanda, se non ho capito male, è come mai la gente oggi dimentica il proprio passato e ha una posizione così rigida nei confronti dei migranti? Sì. Giusto? Sì. E questa è un po' la domanda. E anche che, sì, sì, ci sono tanti paesi in cui ci sono i migranti, ma dimenticano, no? Gli Stati Uniti, qui in Europa, in tante parti, no? Sì. Certo, prego. Come mai? Certo, ma io purtroppo questo dipende forse da una situazione di crisi economica in cui si trova l'Europa, dipende anche dall'atteggiamento, credo, di alcune forze politiche che hanno spinto, diciamo, la gente ad individuare un nemico nel momento in cui alcuni problemi si sono maggiormente evidenziati davanti all'attenzione di tutti. A volte per rispondere a un problema si tende a trovare un nemico, e questo è molto facile nei confronti di persone che non possono difendersi, che sono deboli, che sono fragili. Del resto i poveri vengono sempre accusati di qualche cosa che non va. Indubbiamente ci sono state anche delle carenze organizzative da parte dello Stato, indubbiamente c'è anche un fenomeno molto complesso che ha portato l'Europa a diventare una meta per migliaia di persone, e forse l'Europa si è trovata impreparata davanti a questo, però credo che la nostra risposta come cristiani deve essere forte e soprattutto deve aver chiaro quello che è diciamo la nostra missione nel mondo, e cioè anche il fatto di andare controcorrente, di non aver paura di andare controcorrente, di dire o fare cose che la gente non capisce o la gente non apprezza. E nel momento in cui questo viene fatto, scopriamo che c'è molta gente che la pensa come noi, che c'è molta gente che vuole accogliere e che vede male, possiamo dire, le accuse di chi invece ritiene gli stranieri come dei nemici. Come citavo, il nostro programma dei corridoi umanitari è partito come un'iniziativa della comunità di Sant'Egidio, ma c'è una cosa che ci ha molto sorpreso, e cioè il fatto che, e lo posso testimoniare perché è una cosa che è capitata anche a me concretamente, e le persone ordinarie, normalissime, famiglie, hanno messo a disposizione le loro seconde case, oppure per esempio i loro studi professionali, se si trattava di avvocati, esercitano più, proprio per l'accoglienza dei migranti, e l'hanno fatto senza chiedere soldi in cambio. Cioè ci sono state delle parrocchie, ma anche delle semplici famiglie, che si sono fatte avanti e hanno ospitato delle persone. E questa è una cosa che noi, nell'elaborare il programma dei corridoi umanitari, assolutamente non avevamo previsto. Quindi, come dire, che diciamo la nostra missione è chiara, però molto, molto spesso Gesù mette accanto a noi delle persone, degli accompagnatori che non pensavamo di avere. E questo è un qualcosa che nel momento in cui si segue il Vangelo, tutti noi cristiani possiamo scoprire. Spero di aver risposto alla domanda.
Grazie Federico, certo, chiaro che sì, è sempre questo incontro con il Signore, no? Che ci apre, che ci fa vedere un altro non come nemico, ma non come una minaccia, ma come un fratello, no? Questo fratello perché siamo tutti figli di Dio, no? È interessante che questo punto, Federico, qui sta, per esempio, il fondamento dell'apostolato universale di San Vincenzo Pallotti già nell'Ottocento, no? Perché per San Vincenzo Pallotti il fondamento dell'apostolato è la persona umana, ossia guardare la persona, no? Come immagine di Dio, e questo, a cui noi siamo chiamati ad andare, no? A tutti, no? Tutti. E anche di portare, perché questo apostolato universale, come si dice, né? È infatti universale. Tutti sono destinati all'apostolato e tutti sono chiamati, no? All'apostolato, perché è la persona umana, no? Creata a immagine e somiglianza di Dio. Padre Alessandro, noi non abbiamo ancora nessuno. Chi ci sente, ci vede sull'internet, se vuole fare qualche domanda può alzare la mano qui nel sistema del nostro app, c'è la possibilità di alzare la mano, anche di intervenire e fare una domanda, va bene? Abbiamo ancora alcuni minuti, no? Per questa finalità. Padre Alessandro, una domanda. Lei è una persona che ha avuto tanta esperienza con migranti, no? Specialmente in Francia, lei ha vissuto in diverse parti del mondo, no? Può dirti in un modo molto personale, quali sono le tue pareri, le grandi difficoltà come immigrante, no? Perché anche come lei già è stato immigrante anche, no? Ma quali sono le difficoltà degli immigranti, specialmente delle famiglie? Se guardiamo questa informazione che Federico ci ha dato, no? 40% dei profughi sono bambini, no? Sì. 40% dei profughi sono bambini. Questa informazione non si parla nei mezzi di comunicazione, no? Perché si mostra soltanto, no? La minaccia, no? Del mondo, forse da altre religioni, altre culture, ma non si parla che sono 40% bambini. Dalla tua esperienza, quali sarebbero le grandi difficoltà o problematiche che infatti noi siamo chiamati a affrontare, no? Sai, la mia esperienza con i migrati è molto lunga. Quando ero direttore della Caritas di Russia e lavoravo come consigliere al Caritas Europa in Brussels, no? E qua ero responsabile come consigliere da, diciamo, questa azienda della Caritas Europea per i migranti. Ogni tanto, ogni due o tre, abbiamo fatto un grande fascicolo, dopo abbiamo presentato il nostro rapporto. Ho organizzato una volta per i paesi dell'est a Varsavia anche un seminario riguardando, diciamo, l'accoglienza dei migranti, perché abbiamo, prima di entrare nei paesi dell'est nell'Unione Europea, abbiamo voluto nel Caritas Europea fare, diciamo, un approccio nuovo, non soltanto nel campo dei migranti, ma anche come fare vivere, diciamo, la carità un po' organizzata, non soltanto l'ambiente della Chiesa e della società. Ma sai, ho incontrato tante volte i migranti. Io penso che i dati sono questi che conosciamo, facile trovare anche nel Consiglio per i migranti, diciamo, del Vaticano, belli discorsi, dati ben precisi. Beh, sempre una cosa personale. Quando tu vedi un uomo, mi ricordo quando lavoravo nella Basilica di Amoussoukro, ogni mattina io pregavo per la gente che io incontrerò tramite, diciamo, durante la giornata nella Basilica. E vengano i musulmani,
e anche pagani, e vengano la gente, diciamo, del governo degli altri paesi, principi di Giappone, anche dell'Inghilterra. Penso che questo mio approccio di persona che crede e tramite la preghiera mi hanno aperto gli occhi per non avere la paura di incontrare una persona che era differente di me. Cioè questo legame che si creava tra me e un'altra persona era prima, diciamo, passata nella preghiera. Io penso che questo è importante per noi credenti, perché se cominciamo un discorso sociologico, politico, economico, questo è vero, questo è importante, nessuno nega, ma la mia relazione con questo uomo che sta sedendo o chiedendo sulla strada, nel, diciamo, tramway o nella metropolitana, questo è mio. Questo non è anche tuo, Denis, no? Questo è il mio rapporto, questo è il mio, uno, come la sfida personale, la sfida per la fede, la sfida per mia umanità. E questo che qualcosa che deve prima passare nel mio cuore, altrove no, mi sbaglio, perché belli, diciamo, discorsi conosciamo, omelie, siamo come, diciamo, trovare belle frasi e citazioni, ma l'uomo concreto e il mio rapporto con lui, è per questo passa la salvezza, per questo passa la responsabilità, per questo passa la comunione fraterna, eccetera. Penso così. Ottimo. Padre Alessandro, bellissimo testimonio. La ringraziamo veramente di cuore, no? Per questa condivisione. Sappiamo bene del suo coinvolgimento con le persone che hanno una grande necessità e per noi è una grande gioia di sentirlo, no? Sentirla, perché infatti la testimonianza, ossia io sono molto, lei sa molto bene che io ho una grande spinta, incentivo ai giovani confratelli anche per studiare e formarsi, no? Ma tutto questo, sia la formazione accademica, la formazione intellettuale, c'è senso sì a un rapporto esistenziale. Questo sì, senso un rapporto esistenziale, la formazione accademica diventa una cosa molto strana, no? Bene, stiamo arrivando già alla fine, no, del nostro incontro. Siamo già quasi un'ora e 15 parlando qui, no? Il tempo vola. E per noi è stato un momento molto buono, no? Non lo so se Federico vuole dire qualcosa per concludere. No, grazie. Va bene. Vi ringrazio tanto per questa possibilità, è stata una conferenza molto interessante. Grazie Federico, un saluto a tutta la comunità Sant'Egidio, nostra preghiera, nostro avvicinamento anche in questioni anche di concrete, no? Noi siamo, no? Padre Generale ha una grande attenzione con la vostra comunità anche. Un saluto anche a Valeria, che non è potuto stare con noi, no? A causa della sua, dell'internet, ma un saluto a lei anche, che un'altra opportunità ci sarà. Padre Alessandro, grazie mille, grazie. No? Un saluto a tutti i nostri confratelli in Francia. Anche tutti i confratelli a Roma. Grazie. E noi siamo qui a Roma, in Italia, no? Noi preghiamo anche specialmente per tutti i malati del coronavirus, no? Preghiamo specialmente questi giorni. Sto pregando, ha un sentimento dentro di me, un'alleanza, specialmente con i professionali della salute. Infermieri, medici, no? Loro ci chiedono di aiutarli in che modo? Non diventando malati. Questo è il modo in cui noi possiamo aiutare ai medici, ai infermieri oggi, e non diventando un malato in più. E per non diventare un malato in più, noi dobbiamo prendere tutte le misure che il governo ci ha determinato, no? Allontanarsi,
no? In un modo sicuro, la igiene personale e anche tutte le misure, no? Che stare a casa, specialmente stare a casa. Ma la nostra preghiera questo pomeriggio ai malati e specialmente a tutti i medici, infermieri e quelli che lavorano in ospedale, con le ambulanze, una brava gente che ci fa veramente, vivono la carità, no? Quello che diceva, no? La carità in modo esistenziale. Bene, non lo so se Padre Generale è online, Padre Jacob è online lì, no? Vediamo, non c'è, va bene, non ci sono anche domande, in questo modo concludiamo, va bene? Un saluto a tutti, grazie. Dio vi benedica, grazie. E até un'altra opportunità, se Dio vuole. Grazie anche a quelli che ci guardano e voglio ringraziare anche alla fine l'intervento dei nostri, né, Padre Alessandro, anche Federico, ma specialmente Padre Jacob che è stato con noi. Un ringraziamento speciale anche a Norbert, Padre Norbert, che ci ha lì che è lì, no? Lui ha organizzato tutta questa parte tecnica insieme anche con Quinzè, no? Che lavora con noi nella nostra segretaria generale. Un ringraziamento anche a Serenella dell'Istituto Pallotti, segretaria dell'Istituto Pallotti, anche che ci ha aiutato moltissimo per questa serata. Bene, così ringraziamo a tutti e che Dio vi benedica. Grazie, arrivederci, ciao. Grazie. No.